Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta che è stata fortemente voluta da voi e un grazie già anticipato all'avvocato Martinelli che anche lui aveva avuto la medesima idea e quindi come è uscito il DPCM già aveva detto guarda che forse è il caso che facciamo qualcosa per chiarire un po' di punti. Chiarire un po' di punti che intanto... Già ci sono stati alcuni chiarimenti con delle FAQ da parte del governo, trovate sempre sulla pagina social della FIF, trovate queste FAQ che sono arrivate, ma comunque ne discuteremo anche strada facendo. Chiaro un momento denso di delusione, arrabbiatura, tutta una serie di situazioni, quello che possiamo cercare è capire meglio ciò che è possibile fare all'interno delle attività lavorative, è poco a dire il vero, e secondo me bisogna contestualizzare il tutto anche dalle varie notizie che arrivano da Roma, ma anche a livello nazionale, dove opinione personale, ma sentiremo anche l'avvocato Martinelli, e prendetela come opinione personale, non sta scritta da nessuna parte, certamente il rischio che quello che abbiamo subito, fra virgolette, ieri, in realtà non sia che il preludio che qualcosa che si allarga anche a tutta la nazione, perché non è detto che i DPCM si fermino qui e non ce ne siano di altri, ma io non voglio fare l'uccello del malangurio, anche se ho spazzato il mio balcone, ho schiarito la voce e ho fatto lo scotto di lievito. Detto questo, cerchiamo di snammatizzare un po'. Doveva essere presente, perlomeno avevamo invitato a questa diretta anche il senatore Barbaro, Claudio Barbaro, presidente dell'ASI, che come sapete si è sempre battuto e si sta battendo molto per il mondo dello sport. Ha seduta in Senato e quindi non può esserci. Ci ha mandato due righe, secondo me è doveroso leggerle. Innanzitutto un saluto a FIF, che rappresenta uno storico partner per ASI ed è da sempre un riferimento nella formazione, ponendosi come esempio di professionalità e di qualità. So che siete riuniti per fare il punto su un DPCM che ha sconcertato tutti noi e lo abbiamo detto a chiare note nel comunicato stampa di ieri e anche lo faremo nelle sedi istituzionali. Stiamo programmando azioni concrete e forti per porre l'attenzione di un governo miope, per fare sì che quest'ultimo colpo al sistema non si protragga oltre. Al governo chiediamo anche di attivare i meccanismi per una conoscenza maggiore delle dinamiche di gestione e anche di salvaguardia degli iscritti all'interno delle palestre. Questo può farlo coinvolgendo il reparto sportivo che fino ad ora in realtà è stato inascoltato. La verità di cui dobbiamo prendere atto è che siamo purtroppo e tristamente di fronte a un governo che non ha tenuto conto in alcun modo di 1. Di quanto il mondo delle palestre, delle piscine, dei circoli sportivi e della danza fosse già duramente provato dal periodo di lockdown, investendo poi pesantemente su sanificazione e infrastrutture per adeguare i propri centri alle linee guida dettate dal governo stesso. Punto 2. Dei controlli che non hanno mostrato sul territorio nazionale irregolarità. Conte una settimana fa aveva minacciato: daremo una settimana di tempo per adeguarsi ai controlli di sicurezza. Quanto nelle pieghe del suo discorso è stato nuovamente più gravemente disatteso. Infatti ricordiamoci che i controlli sono stati fatti e il mondo ne è uscito in modo lusinghiero, quindi non ci si può certo dare la colpa di non esserci attenuti a questi protocolli. Punto 3. Di quanto lo sport, che viene trattato dal DPCM come attività non essenziale, è in qualche modo pericolosa,
produca, oltre a importanti economia, anche benessere e salute. Le persone che oggi sono qui riunite lo sanno molto bene. Le migliaia di società di impianti sportivi presenti nel paese sono la vera casa dello sport che ogni giorno svolge una fondamentale azione di prevenzione per milioni di cittadini. Una categoria che non merita quindi di essere ignorata e sbeffeggiata. Non accettiamo e non accetteremo di essere considerati secondari. Punto 4. Non ha tenuto conto delle esigenze delle nostre strutture. I nostri governanti ben sapevano che si sarebbe potuto arrivare a una decisione di questo tipo, che non è stata accompagnata da nessun provvedimento reale e rapido di sostegno. Quindi, dopo la chiusura delle palestre, piscine, centri sportivi e centri danza, attendiamo ora quei provvedimenti non parcellizzati e inadeguati. Chiediamo un fermo e immediato atto a tutela del nostro sistema sportivo da parte del ministro Spadafora. Auspichiamo si possa tradurre immediatamente in un atto concreto e che nei decreti di prossima pubblicazione ci siano interventi strutturali concreti come copertura di Stato per le utenze e per altre insostenibili spese strutturali per le associazioni e per le società sportive. E per i sostegni che tengono conto dei sacrifici che esse hanno già sostenuto. Come vedete, è sicuramente una sintesi di quello che abbiamo letto sui social durante questi giorni e che ci ha portato qui oggi. Allora, io direi di passare la parola all'avvocato Martinelli, che ci farà prima un quadro della situazione. Poi abbiamo già accumulato una serie di domande. Ecco, invito chi ha domande, sia su Instagram che su Facebook, di farle. È chiaro che molte sono ripetitive da quel che ho visto e quindi cercheremo poi di condensarle tutte in uno. Guido Martinelli, specialista in legislazione dello sport da tempi immemori, perché io ho un po' di anni sulle spalle, ma da sempre sei stato un punto di riferimento per il nostro mondo. Avanti, Guido. Allora, intanto buongiorno a tutti, è inutile che ricordi quanto io sia contento di essere qui con voi. Tra i soci fondatori a suo tempo della FIF, c'ero anch'io, posso dirlo, capito? Quindi essere in questo ambiente, capito, mi fa... Sicuramente. Devo dire che il ruolo che devo avere oggi qui con voi non è un ruolo facile. Non è un ruolo facile perché dobbiamo parlare sicuramente di un decreto scritto male, di un decreto intempestivo, di un decreto capito probabilmente inutile. Detto questo, dobbiamo però renderci conto anche di un dato. Che il nostro nemico non è il decreto, che ripeto, sono io il primo a verificarne e a condividerne, capito, tutte diciamo le negatività. Il nostro nemico è il Covid. Quindi non vorrei, capito, che sbagliassimo sotto questo profilo, capito, il nostro obiettivo, quindi non è in questo momento la battaglia contro il decreto. La battaglia contro il decreto è una battaglia, se vogliamo, politica. Mi rifaccio alle considerazioni che ha fatto il presidente Barbaro e si terrà e si farà nelle sedi politiche. Qui noi dobbiamo in qualche modo venirne fuori, rimanere compatti per venirne fuori da questa situazione di emergenza, capito, che siamo costretti a vivere. Quindi il primo problema credo sia attenzione, è inutile sbraitare, è inutile, capito, in questo momento dire perché hanno fatto questo, perché hanno fatto quest'altro, perché in questo momento l'unica cosa da fare è essere compatti contro la pandemia. Quando, e auspicabilmente presto, ne saremo usciti, poi è chiaro che qualcuno dovrà presentare il conto e poi a questi conti verificheremo se saranno da pagare o non saranno da pagare. Ecco allora che so già che la casistica che mi sottoporrete è una casistica molto ampia, una casistica molto circostanziata, una casistica a cui io darò la mia risposta. Questo voglio essere chiaro, ossia io non ho nessun crisma di ufficialità, quindi la risposta che darò io, che vi darò io molto volentieri, non è detto che sia la risposta ufficiale o la risposta che potrebbe darvi il prefetto
nel caso in cui fosse diciamo così coinvolto in quesiti che capito sotto questo profilo. Quindi attenzione che io posso parlare solo a titolo personale. Due altre o tre, quattro considerazioni ancora preliminari prima di entrare nel merito. La prima è questa: sento parlare tanto di ricorso. Si può fare ricorso contro questo provvedimento? Certamente che si può fare ricorso contro questo provvedimento. Mi fa un po' specie che adesso sui social già si siano, capito, candidati a fare i ricorsi che si profilano e che si presentano. Il problema vero qual è? Ne vale la pena? Ossia, ricordiamoci quello che diceva prima il professor Neri, che qui ribadiamo che probabilmente questo è solo un'anteprima, purtroppo potrebbe rivelarsi, e su questo sono assolutamente d'accordo con lui, potrebbe rivelarsi un provvedimento ancora insufficiente a bloccare il Covid, quindi ci troveremo presto un provvedimento ancora più grave, ancora più pesante, e quindi credo anche che il pensare di ricorrere alla fine sia un qualcosa che lascia il tempo che trova. Se però qualcuno lo volesse fare e mi chiedesse ci sono gli estremi per eventualmente impugnare davanti all'autorità amministrativa, capito, questo provvedimento, sì, sicuramente gli estremi si possono trovare. Sul fatto che poi convenga, boh, ecco, sotto questo profilo ho capito qualche dubbio per quello. L'altra considerazione preliminare è attenzione, perché come diceva giustamente anche sia prima Neri che Barbaro, è oggettivo che il nostro settore è uno dei settori più penalizzati da questo provvedimento. Ma è altrettanto vero che il governo ha promesso, poi andremo a vedere, andremo a leggere, come si dice, ha promesso, capito, serie ristorni. Ecco allora che sotto questo profilo già, diciamo così, si parla di un decreto ristorni che dovrebbe addirittura entrare in vigore già da domani. E quindi sappiate che se oggi dovremo parlare di cose poco piacevoli, può darsi che fra 24-48 ore, come FIF, si riorganizzi un ulteriore incontro dove non andremo più a parlare delle cose che non possiamo più fare o delle cose che possiamo fare all'interno dei nostri centri, ma potremo andare a parlare di cosa il governo, giudicandolo sufficiente o insufficiente che sia, di cosa il governo ha pensato di venirci incontro. Al momento, per quello che sono le voci, diciamo così, che stanno circolando, le voci che stanno circolando sono tendenzialmente tese in due direzioni, ossia l'una un contributo a fondo perduto, l'altra un bonus sugli affitti, cioè un credito d'imposta sugli affitti, che potremmo andare a girare al proprietario, quindi al locatore, e quindi di fatto avere un po' di respiro per quelli che sono gli affitti degli impianti. Queste sono, a quello che si vocifera al momento, le indicazioni che su cui il governo sta lavorando per poter venire incontro al nostro settore. Vedremo poi in cosa questo si concretizzerà e, come vi dicevo, vi diamo appuntamento, spero che Marco Neri mi autorizzi a dire così, vi diamo appuntamento, capito, a 24, 48, 72 ore, cioè non appena avremo un testo semidefinitivo di cui poter parlare, per poter, diciamo così, esaminare questa parte, diciamo, del risarcimento, chiamiamola così. Ma a questo punto dobbiamo entrare nel merito del decreto 24 ottobre 2020, in realtà è stato firmato il 25 mattina, perché fino al 24 mezzanotte, capito, non c'era il testo ufficiale, però è andato in gazzetta ufficiale ieri e in vigore da oggi. Al di là di alcune 15 interpretazioni ufficiali, 15 FAQ, diciamo così, che la FIF vi ha già anche messo a disposizione e che sono rintracciabili in questo momento anche sul sito istituzionale del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al momento qualsiasi altra interpretazione che andremo a dare insieme è evidentemente un'interpretazione personale, come vi dicevo, e che deve essere guidata da un punto. Ecco, questo io vi invito, capito, sempre a tenerlo presente, ossia la buona fede, cioè il tentativo di dire: ma con la buona fede qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere? Ecco, l'obiettivo che vuole raggiungere questo decreto
è farci girare il meno possibile, per poter avere meno contatti possibili, per poter evitare che il virus continui a girare. Quindi la logica di qualsiasi interpretazione noi ci debba andare a dare è, attenzione, una logica nel senso di limitare per quanto possibile gli spostamenti, limitare per quanto possibile i contatti. Detto questo, credo che si debba essere estremamente concreti in questo momento e quindi andrei a darvi alcuni flash su quelli che sono le PAC di cui abbiamo detto, quindi stiamo parlando in questo caso di PAC ufficiali e quindi di posizioni che oggi come oggi possono dirsi definitive. Uno dei temi su cui si è molto discusso sono i centri di danza. Quindi i centri di danza, siano essi gestiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, siano essi gestiti in forma di associazione culturale, possono rimanere aperti? Purtroppo no. Il Ministero ha detto chiaramente le classi di danza sono pertanto sospese, ivi compreso quelle di danza classica. Quindi sotto questo profilo non solo la danza sportiva, ma anche la danza classica, capito, deve cessare. L'unica attività di danza che potenzialmente potrebbe rimanere aperta è quella di interesse nazionale prevista, diciamo così, dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva. Per quello che riguarda in genere le attività, credo dobbiamo fare, diciamo così, dividere queste attività in due. Il primo settore è attività al chiuso. Bene, le attività al chiuso si dividono poi loro volta in sport di contatto e sport non di contatto. L'elenco degli sport di contatto lo trovate sempre nel sito del sportgoverno.it. Bene, per quello che riguarda le attività al chiuso degli sport di contatto, la possibilità è riservata esclusivamente alle attività di interesse nazionale. Quindi per quello che riguarda l'attività di base, per quello che riguarda la corsistica, non c'è assolutamente, capito, non c'è assolutamente nessuna possibilità di proseguirla negli sport di contatto. Questo per quello che riguarda lo sport di contatto al chiuso. Sport non di contatto al chiuso possono proseguire soltanto per le attività di interesse nazionale, anche qui. Quindi anche qui soltanto se sono attività che sono state ritenute e considerate dalla vostra federazione come attività di interesse nazionale. Per quelle che riguarda invece l'attività, diciamo, all'aperto, l'attività all'aperto invece è sempre consentita, meno che per i sport di contatto. A questo punto vi leggo alcune FAQ che credo sotto questo profilo possono essere di interesse. È possibile svolgere attività quali beach tennis o altre all'interno di tendoni tensostatici o coperture tensostatiche? Purtroppo la risposta è no. Nel senso che il pallone tensostatico o i campi con coperture tensostatiche sono stati equiparati a un locale chiuso. Sono consentite le attività di yoga e pilates? La risposta è: le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all'aperto. E quindi anche sotto questo profilo, diciamo così, non ci siamo. È possibile fare pattinaggio all'aperto? La risposta è sì. In questo caso il pattinaggio come attività, diciamo, non di contatto può essere fatta anche a livello di base, quindi anche a livello di scuole, quindi solo in forme individuali, ma sempre necessariamente all'aperto. Poi abbiamo una domanda, credo, di estremo interesse sui personal. È possibile fare attività di personal, quindi attività one-to-one, cioè attività, diciamo così, tra un personal e un cliente? La risposta è all'aperto sì, quindi se all'aperto il personal può mantenere, diciamo, può continuare a fare attività. Se ove invece noi parlassimo di attività al chiuso, soltanto se queste rientra
nell'ambito di un'attività sanitaria, quindi se nell'ambito di una terapia o di un'attività, diciamo, che sia comunque rientrante fra i presidi sanitari obbligatori. Sono bloccati i corsi in piscina, così come sono bloccate le attività organizzate in palestre scolastiche. Cioè, anche le palestre scolastiche sono state ritenute, diciamo così, come qualsiasi altra palestra, attività sportiva svolta al chiuso, e quindi anche l'attività svolta nelle palestre scolastiche deve considerarsi, diciamo così, sospesa. Ricordo anche che il tennis, il padel, sport non di contatto, possono essere portati avanti, possono essere svolti soltanto all'aperto, così come, non credo che interessi ancora al momento, ma gli impianti sciistici potranno restare aperti soltanto, gli impianti di risalita, soltanto in presenza di espressi protocolli che li autorizzano, quindi al momento, anche sotto questo profilo, diciamo così, gli impianti dovrebbero essere. Quindi diciamo, tendenzialmente l'attività normalmente svolta all'interno delle palestre al chiuso deve cessare. No, oggi non possiamo aprire i nostri centri, oggi non possiamo aprire le nostre piscine. Questo crea sicuramente una sperequazione importante, ad esempio con geografica, perché è evidente che nel momento in cui noi andiamo a dire che certe attività possono comunque svolgersi all'aperto, è chiaro che sotto questo profilo il sud Italia è più favorito rispetto al nord, perché è chiaro che magari oggi in Sicilia possiamo continuare a giocare a tennis anche all'aperto, probabilmente oggi a Bologna, capito, all'aperto tennis non ci giochiamo. Questo, se volete, è un'altra di quelle sperequazioni che di quel provvedimento, capito, non si fa carico, cioè non tiene assolutamente. Va detto che il provvedimento è stato preso prescindendo da quelli che sono state le verifiche. Questa è stata, credo che il rammarico del settore sia assolutamente da condividere, perché il problema è, non è stato preso un provvedimento perché il settore non segue i protocolli. È stato preso un provvedimento perché comunque non si volevano colpire le attività produttive. Il problema vero di partenza è: noi non vogliamo bloccare l'attività produttiva, quindi andiamo a bloccare il terziario, quindi andiamo a bloccare i ristoranti, andiamo a bloccare i cinema, i teatri, le attività culturali, le attività sportive. Questa è la filosofia del provvedimento, rispetto al quale quindi, diciamo così, ci dobbiamo in qualche modo. Adesso non so né Marco se vuoi fare qualche domanda, se no proseguo con qualche altra considerazione. Ascolta, qualche domanda, siamo massacrati adesso. Allora parti, perché è inutile che io stia a raccontarvi le cose, capito, quando... Allora, una domanda che ricorre più volte è ma se io opero con la postura addirittura dietro prescrizione medica, quindi vale a dire un medico ha detto che quella persona deve fare un'attività fisica per la rieducazione della postura. Allora, questo è possibile se fatto one to one e soltanto nell'ambito della prescrizione medica ricevuta. Della prescrizione medica ricevuta, ok. Mentre invece, come mi avevi già chiarito, la fisioterapia è un po' più delicata, perché io non posso fare fisioterapia. Esattamente. Per fare fisioterapia devi avere la laurea breve in fisioterapia. Se non hai la laurea breve in fisioterapia, tu non puoi fare fisioterapia. Poi, quindi noi diciamo, il laureato in scienze motorie, come dicevo quando insegnavo scienze motorie, deve operare sul sano, il fisioterapista opera sul malato. Ok, e quindi il fatto che comunque molte federazioni, anche del CONE, hanno dato dei diplomi con dove c'è scritto operatore di fitness e salute, sì, ho capito, però non è corretto, cioè nel senso... Assolutamente, sì. Attenzione, non mi permetto di dire se stia corretto o non corretto. Devo dire sicuramente non consente di fare interventi, capito, su soggetti malati o su soggetti, diciamo, per cui c'è una patologia certificata da un medico. Allora, noi possiamo fare solo riabilitazione, noi possiamo solo fare recupero funzionale
su soggetti, capito, che siano sani, cioè quindi non abbiano patologie in corso. Latino e ritmica, penso che stia parlando di agonismo, no, riferito alle federazioni sportive, no, nazionali. In realtà gli atleti possono farlo, quelli che fanno dell'agonismo nazionale. Allora, mentre se fanno danza classica, no. Allora, gli sport di contatto, se a livello nazionale, capito, sono sicuramente consentiti, quindi sicuramente possibile, a porte chiuse. Ecco, attenzione, sia legali sia gli allenamenti, gli sport di contatto devono venire rigorosamente a porte chiuse. Qui però dobbiamo capirci, perché non so se sia vero o non sia vero, quindi non mi permetto di dire, ma a me è arrivato questo uccellino che è una grossa realtà nazionale, abbia detto che tutti i suoi tesserati fanno attività nazionale. Beh, allora, se questo fosse vero, e ripeto, non lo so se sia vero o meno, quindi non ho assolutamente controllato, ma se questo fosse vero, è evidente che non era questa la razza della norma. La razza della norma era solo quella di salvare l'attività d'élite, di salvare, diciamo, l'attività nazionale, per evitare il blocco di tutto lo sport, di tutto lo sport italiano. Ma escludo che si possa semplicemente dire tutti i tesserati fanno attività nazionale solo perché magari qualche volta partecipano a un torneo nazionale. Quindi per chiarirci, stiamo parlando di atleti che hanno già fatto competizioni a livello nazionale. Secondo me l'interpretazione diciamo logica della norma non può che essere questa. Pensando a una disciplina come la danza classica, che non rientra nelle federazioni CONI, ci sono comunque delle protagoniste nazionali, ma che non rientrano in competizioni nazionali indette da federazioni sportive. Allora, la danza classica, io non so se la Federazione Italiana Danza Sportiva disciplini anche la danza classica o meno. Questo onestamente... No, non credo. Onestamente non lo conosco. Se così fosse, la danza classica a questo punto per me non è una disciplina CONI e quindi non ti so rispondere, cioè non entra in questa logica. Ti posso dire che i centri culturali devono stare chiusi, per cui anche la scuola di danza classica, che è comunque un centro culturale, ove la danza classica non si è riconosciuta come sport del CONI, in questo caso capito deve comunque stare chiusa. Ok, poi chiaramente... No, scusa, vedevo una domanda, se i PT in studio privato one-to-one lo possono fare soltanto se è attività sanitaria, altrimenti lo devono fare all'aperto. Ecco, attenzione, l'attività del personal trainer one-to-one è possibile in studio privato solo se rientra nella casistica che stavamo esaminando ora, cioè che avevamo esaminato 5 minuti fa, ossia che trattasi di attività sanitaria, diciamo così, dietro prescrizione medica. Altrimenti, se trattasi di mero recupero funzionale, dimagrimento o muscolazione o cose di questo genere, potrà essere fatto secondo la FAC del Ministero, quindi questa è una risposta ufficiale, potrà essere fatto solo all'aperto. Ecco, all'aperto in realtà non c'è un numero, perché basta rispettare le dovute distanze e quello non c'è problema. Aggiungo io... Perdoni Marco, sempre come sport individuali. Lo sport di contatto anche all'aperto non si può fare. Come sport individuali, è fatto bene a precisare. Aggiungo io che a mio avviso sarebbe bene dare notizia al proprio comune che si andrà a svolgere una lezione di gruppo. Allora, questo è sempre possibile. Ecco, attenzione che nel problema delle lezioni all'aperto noi abbiamo un problema di responsabilità. Cioè, mi spiego quello che voglio dire. Nel senso che noi andiamo in luoghi che non abbiamo preventivamente controllato, che potrebbero quindi nascondere insidio tra bocchetti, di cui ne siamo comunque responsabili. Cioè, cerco ancora di spiegarmi meglio. È chiaro che nella nostra palestra
sappiamo benissimo che il pavimento è a posto, che è tutto regolare, che non ci sono dislivelli e quindi non, che non ci siano trabocchetti. Nel momento in cui decidiamo di trasferire tutta questa attività in un parco pubblico, bene, attenzione, perché nel parco pubblico ci potrebbe essere, adesso scusate se faccio, se faccio la battuta, la vipera della situazione, piuttosto che la buca, l'avvallamento della situazione per cui qualcuno dei nostri si inciampa, bene, sappiate che in, questo, in casi di questo genere il rischio della responsabilità dell'organizzatore esiste e quindi è assolutamente opportuno che nel caso in cui decideste di fare attività all'aperto, sarà assolutamente necessario rivedere le vostre polizze assicurative per capire, parlando con il vostro assicuratore, se la vostra polizza, diciamo così, può in qualche modo coprire anche questo tipo di realtà. Sicuramente anche la danza one to one, solo all'aperto. Solo all'aperto, infatti, perché chiaramente quelli della danza dicono ma noi siamo una disciplina a parte, ma purtroppo direi che rientra perfettamente. Ha suscitato molta curiosità la prescrizione medica, quindi una prescrizione medica molto specifica che parla di un'attività posturale fatta in un certo modo, attività kinesiologica, che so io, ma non riabilitativa, perché se è riabilitativa la deve fare un fisioterapista. Quindi ci sarebbe questa possibilità abbastanza strana e perversa, cioè che un medico ti faccia un certificato per un'attività dedicata al ripristino della postura o di una situazione kinesiologica. Se c'è un qualcosa di questo genere, secondo me potremmo anche starci dentro. Cioè, attenzione, quello che voglio dirvi io è un'altra cosa importante. Ricordiamoci che siamo di fronte a un provvedimento che comunque scade tra meno di un mese, scade il 24 novembre. Quindi non vorrei che reperire il medico, reperire il certificato, eccetera, si arrivi ad essere a posto quando ormai, capito, questo decreto non ha più valore e magari se ne deve applicare un altro. Ecco, valutate sempre che le regole di cui che stiamo esaminando sono regole a validità limitata, cioè sono regole, capito, che comunque scadranno al 24 di novembre. Poi potranno essere prorogate? Assolutamente sì. Però in questo momento non sappiamo se e come potranno essere prorogate o eventualmente peggiorate. Sì, quindi non importa, ribadiamo, non importa anche se avete la laurea in scienze motorie e laureate presso un centro di fisioterapia. Se non siete fisioterapisti non potete fare questo tipo di azione. A meno che, ripeto, non ci sia un certificato medico che vi autorizzi, capito, a fare questo tipo di attività, quindi che certifichi che la persona ha bisogno come salute, diciamo, di questo intervento. Ecco, attenzione, ecco, questo volevo anche, credo che sia, poi se volete sotto un certo profilo, il problema più grosso. Attenzione a fare in questo momento accordi, o comunque nel momento in cui andate a reperire clienti o a garantire ai clienti che l'attività può proseguire, prendete sempre con beneficio d'inventario, perché, ripeto, tenete sempre presente il rischio che questi provvedimenti siano aggravati a brevissimo, ma che comunque questo che, di cui vi stiamo dicendo, il 24 novembre potrebbe integralmente decadere. Dunque, mi confermano che la danza sportiva comprende anche la danza classica. Bene. Da qui possiamo dedurre che un atleta di livello nazionale di danza classica può continuare gli allenamenti. Sì, al chiuso. Al chiuso. Sì, quindi ok. Ascolta, poi ci sono delle domande che possono sembrare strane, ma in realtà non sono più di tanto. Loro dicono: e se io faccio allenamento a tre miei congiunti? Non lo può fare. Non lo può fare. Qui il problema non è il congiunto. Ok. Qui il problema non è il congiunto. E vi prego, signori, buon senso, buona fede, buon senso. Cioè, qui il problema non è trovare l'escamotage, perché tanto, banale, le forze dell'ordine in grado di controllare tutta la platea delle palestre, eccetera, in contemporanea non ci sono. Quindi qui il problema è buon senso. Il problema è, signori, attenzione, che se noi non abbassiamo
livello dei contagi, comunque di questi problemi continueremo a portarne avanti. Quindi non è, adesso non si offenda, mi creda, la persona che ha fatto questo quesito, la prendo esclusivamente come obiettivo. Non è l'escamotage che ci risolve il problema. Ecco, questo vorrei, capito, vorrei veramente che ne fossimo consapevoli. Piuttosto urliamo e pretendiamo un risarcimento danni importante per i danni importanti, capito, che sono stati fatti, ma non cerchiamo di continuare l'attività con escamotage che lasciano poi il tempo che trovano, specialmente se questi escamotage poi non possono essere utilizzati per poter diminuire il livello di contagio. Posso fare lezioni di teoria, ad esempio anatomia piuttosto che fisiologia? Quindi no, perché non posso stare all'interno del centro. Più altro perché le lezioni adesso si devono fare solo online, cioè le lezioni di presenza, anche i convegni, anche i congressi. Cioè ci sono dei dubbi sul fatto che anche per esempio i corsi per istruttore eccetera si possono continuare a fare, capito, di presenza. Esatto, infatti lo stiamo prendendo anche noi in analisi questa cosa, perché quindi continueranno solo quelli online. Quindi, capito, anche sotto questo profilo vi ribadisco attenzione, perché così, capito, così non si può andare avanti. Quindi anche tutti quelli che scrivono scuola di avviamento professionale o niente, ragazzi, bisogna fare attenzione, i problemi come sempre non sono d'etichetta, perché se io sono una società iscritta alla Camera di Commercio come attività didattica e quindi non sono un SD, stiamo vedendo un altro film. Ma se io sono un SSD iscritto al registro CONI, io faccio attività sportiva, appunto, e quindi devo stare chiuso. Ecco, prima hai toccato un punto, quali sono i rischi per un centro che rimane aperto, che sia privato o SD? Ci sono multe importanti, molte salate, capito, che superano i 1000 o i 1000-2000 euro, capito, per l'amministrazione. Ma si va nel penale? Se lo sentono nel penale, certo. Ah, si va nel penale, questo è una cosa abbastanza pesante. Poi c'è un'altra cosa interessante che chiaramente tu non lo puoi sapere, ma questi ristori secondo te prenderanno anche il settore commerciale, quindi anche chi non è strutturato come SD? Allora, è chiaro che io non sono in grado di poterlo prevedere, ma la logica, il buon senso porta a dire che sicuramente ricomprenderà anche loro. Intanto dico a tutti quelli che hanno problemi di connessione, e state scrivendo veramente tantissimi, che questa seduta, sperando che non salti Facebook, verrà registrata e quindi la potete vedere con calma. Un'altra cosa che chiedono, dicono, va bene, io vorrei quindi fornire una prestazione online al mio cliente. Posso fare la registrazione all'interno della palestra? Quindi all'interno della palestra ci sono solo io. Certo. Chiuso dentro? Assolutamente sì. Anche secondo me, a rigore di logica, sì. Ecco, c'era un'altra domanda di Lana Caprina. Però, se io, diciamo, ho continuato virtualmente a offrire un servizio online, vengo a meno ai presupposti per avere quei ristori che dicevamo prima? Perché in realtà non ho chiuso completamente. Allora, su questo dobbiamo aspettare assolutamente il testo del decreto sui ristori. Questo, capito, non sono assolutamente in grado di poterlo anticipare. Due cose però ci tengo a dire. La prima, che anche le associazioni culturali debbano chiudere. Lo prevede espressamente il decreto. Qualcuno chiede le associazioni culturali debbano chiudere. Culturali, ricreative, sociali, quindi tutta l'alveo delle attività socio-assistenziali, socio-culturali, sportive deve sicuramente chiudere. Quindi sotto questo profilo, capito, non c'è un bel dubbio che la chiusura sia imposta. No. Poi c'è un'altra cosa che mi è sfuggita. Vai pure, Marco.
Ma no, ma avevamo detto se perdeva questi diritti ai rimborsi, ma qui sei stato abbastanza chiaro. Qui dicevano un SD che presta il proprio servizio, anche presto una scuola primaria per fare attività fisica, ma da quel che ho capito è tutto sospeso. Ecco, la cosa che volevo dire invece era questa, mi è tornata in mente. Attenzione che quando parliamo di lezioni online, riparlatene col vostro fischierista, perché tutte quelle che sono le agevolazioni previste, diciamo, per le attività sportive dilettantistiche, nelle lezioni online potrebbero essere riviste. Quindi adesso io non voglio aprire qui questo capitolo, perché ci porterebbe molto lontano, stiamo ormai progressivamente avvicinandoci alla chiusura di questo nostro incontro, ma attenzione perché non è proprio uguale l'attività economica legata alla vendita di un corso online dall'attività economica, degli aspetti fiscali delle attività di presenza. E riguardo a questo, aspetti fiscali, chiaramente dice: io faccio il PT con partita IVA, mi chiama un privato a casa sua mantenendo igienizzazione e distanze? Vabbè, questo lo faccio tranquillo, no, questo sì, ma il problema qual è? Il problema è che se io faccio, per esempio, il problema fiscale, proprio volendolo semplicemente accennare, capito, il problema fiscale è: se io vado in diretta, tutto sommato potrebbe non cambiare molto, ma se io registro una lezione che poi può essere acquistata, in quel caso non sto facendo l'oggetto della transazione, non è l'attività sportiva dilettantistica, ma è il file che io ho venduto, per cui questa vendita diventa soggetta IVA e soggetta imposta sui redditi. Sì, però scusami, mi dicevi che il fatto che io PT con partita IVA vado a casa di un cliente per fargli svolgere l'attività, non mi sembra che ci siano problemi. Assolutamente no. Così come, perdonami, vedo una domanda: se la palestra è uno spazio all'aperto, far venire i propri iscritti lì? Assolutamente sì. Sì, fra l'altro ci sono diversi video online di palestre che hanno allestito spazi all'aperto. Cioè, se le condizioni meteorologiche e climatiche lo consentono, portate tranquillamente gli attrezzi all'aperto, capito? Questo va bene. Continuano ad arrivare domande perché non è chiara è una questione che so che non conosci neanche tu bene, però... ho delle allieve di danza che si stanno preparando per un concorso nazionale. Sì. Loro possono allenarsi? Allora, il concorso nazionale è un concorso nazionale della Federazione Danza Sportiva o del Teatro La Scala? Ah, ecco, bene, quindi c'è una differenza. Se è sotto il patrocinio della Federazione Danza Sportiva, sì. Sì, non solo il patrocinio, deve essere organizzato da. Ah, organizzato dalla federazione. È come se io facessi una Serie A, se io faccio la finale del campionato. Cioè, se posso ritenerla una finale di un campionato, allora sì. Se io invece, capito, devo ragionare in termini di è un concorso per entrare nel gruppo di ballo della Scala, adesso sto inventando, perdonatemi l'imprecisione, non fucilatemi se dico delle sciocchezze, e allora in questo caso sicuramente la risposta è no. Ok, quindi sì, perché qui ci sarà questione di lana caprina, fra questione che è organizzata, è nazionale, ma non è organizzata da federazioni sportive o anche enti di promozione sportiva. Assolutamente sì. Anche enti di promozione sportiva. Quindi la differenza che un atleta possa allenarsi nella struttura, che sia di danza o nella palestra, è il fatto che sia per una competizione organizzata direttamente da enti di promozione o federazioni sportive nazionali. Questa è un po' il tutto. Vabbè, come ribadiamo, non ci sono limiti per persone che potete gestire all'aperto, però, come diceva, un'attenzione all'assicurazione e a tutte quelle che sono le norme. Abbiamo visto. Scusate, che ho visto una domanda sulle violazioni. Allora, perdonatemi, perché a memoria, capito? Allora, diciamo che sostanzialmente.
per la prima violazione abbiamo multe che vanno dai 400 euro ai 1000 euro, per la seconda infrazione abbiamo multe che vanno dagli 800 euro ai 2000 euro. Questo per... No, aspettate ragazzi, scusate, forse vi ho detto una fesseria. 24, eccolo qua. No, sostanzialmente è confermato. DPCM 2410. Allora, la prima infrazione va da 400.000 a 1066,64. La seconda infrazione va da 800 euro a 2.133,28. Evidente che stiamo parlando di singoli, quindi se io ne ho 10, ognuno di questi, capito, gli 800 non sono 800 euro, ma sono 8.000. Ah, ok, viene moltiplicato per il numero, di persone. Chiaro. Ok. Chiaramente le attività olistiche sono no, ragazzi, Pilates o tutto, no, non c'è niente da fare. Vi pregherei di andarvi a vedere le FAQ che sono uscite, sono pubblicate anche sui social FIF e le ha pubblicate anche Guido Martinelli, perché ci sono molti esempi già lì dentro ed è abbastanza chiaro dove il personal non possa operare. Poi questo, e anch'io lo chiamo escamotage, ginnastica posturale dietro una chiara indicazione di un medico, non la vedete come una possibilità, perché secondo voi è pieno di medici che faranno delle prescrizioni dettagliate di attività posturale, kinesiologica, eccetera? Ma secondo me no, quindi non pensate che questa sia la soluzione. Più interessante per i personal trainer l'idea di andare a casa nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, però questa potrebbe essere una eventualità. Obiettivamente poi controlli, io credo proprio che in quel caso siamo completamente esenti, oltre a essere in regola. E speriamo che ci lasciano continuare a girare, perché se poi alla fine bloccano anche quello... Ma infatti devo dire che tutto sommato io sono un po', se mi vedete disincantato, se mi vedete un po', capito, non arrabbiato come ci sarebbe tutto il presupposto per esserlo, è perché temo che purtroppo questo sia solo l'inizio, non sia la fine. Questo è il dato, perché che la pandemia possa calare solo con questi provvedimenti lo giudico una speranza, ma purtroppo su cui ci credo poco, e quindi il rischio che siamo veramente all'antipasto dei provvedimenti che purtroppo hanno colpito noi. Avremmo preferito forse essere colpiti al dolce, non all'antipasto. Siamo stati colpiti all'antipasto, ma credo che presto arriveranno purtroppo il primo, il secondo e il dolce. Ecco, questa è una cosa che purtroppo sì, sulla posturale l'abbiamo già detta. Non pensate solo perché avete un diploma di posturale che potete farla. Ci deve essere una prescrizione medica specifica. PT a domicilio abbiamo detto sì. Dunque, no, non fa differenza fra il fatto che siate società commerciale SD, SSD, non cambia assolutamente nulla, anche se siete un'associazione culturale, e quindi anche le lezioni teoriche, la formazione stessa delle varie scuole è messa in dubbio e quindi debba essere fatta online. Quindi per il resto andare a casa delle persone possono solo i PT con partita IVA. Allora, a casa delle persone, io a casa mia faccio venire chi voglio io, poi è chiaro, questo diventa un problema. Vi ricordo che comunque, anche se in termini di raccomandazione, il decreto invita, capito, nelle case a non far entrare estranei, quindi il problema dipende dal padrone di casa. Il padrone di casa fa entrare chiunque. Poi voglio capire come il PT senza partita IVA possa giustificare fiscalmente il corrispettivo, capito, che va a incassare. Ma questo è un altro... Non entriamo in questi contesti. Ok, io direi che i punti cardinali, Guido, li abbiamo toccati. Io allora ribadisco che questa registrazione rimarrà per un po' di tempo, anche perché le cose cambieranno talmente velocemente, secondo me, che... che cosa bisogna fare. Mi permetterei, Guido, se sei d'accordo, se ci sono alcune domande interessanti te le girerei ovviamente,
in modo che tu dopo possa, possa rispondere. Sono venute fuori tante cose, abbiamo detto che i ristori comprenderanno anche le società commerciali, ma come logico, non è che io e Guido abbiamo la palla di cristallo, però è una categoria che è stata penalizzata e quindi deve essere introdotta anche all'interno di questo. Per l'agonismo bisogna fare riferimento alle attività indette esclusivamente da federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva, quindi che siano veramente a livello nazionale indetti da, queste, da questi organismi. Per il resto, ragazzi, è inutile cercare degli escamotage, ma potete fare attività solo all'aperto o al massimo andando a casa del cliente. So che dite che non è giusto, per carità, noi non siamo qui per dire giusto o meno. Per il momento, come ha detto Guido anche prima, non possiamo cambiare più di tanto quello che è stato. Attendiamo, domani esce, Guido, il decreto sui ristori. Dovrebbe uscire domani. Bene, domani uscirà il decreto sui ristori. So che siete incavolati neri perché alcuni di voi ancora non hanno avuto quello di marzo-aprile, per cui siete sfiduciati. Io con voi, però ragazzi, questo è, cerchiamo di utilizzare gli strumenti che ci vengono dati, forme di protesta, so che molti di voi hanno organizzato di andare nelle piazze, per carità, è libero e si può fare, sono scettico che questo serva, però per carità facciamo sentire la nostra voce e va bene in modo educato, non violento, per il resto... Se avete delle conoscenze, qualcuno che vi rappresenta, il senatore Barbaro lo fa, ma qualsiasi di noi ha qualcuno che possa portare la nostra voce all'interno delle istituzioni, ben venga, perché la sensazione, come sempre, è che abbiano disciplinato in modo stupido un qualcosa che non conoscono. Cioè, secondo me non lo conoscono nel dettaglio e quindi è stato messo dentro questa cosa che se vuoi, capito, se vuoi a livello di battuta e per confermare quello che stavi dicendo, quando si parla di impianti di salita si parla di attività professionistica e nello sci non c'è nessuna attività professionistica, quindi è testimonianza che chi ha scritto questo decreto non è perfettamente a conoscenza che tipo di fenomeno sportivo è, che vedete, sì, certo. Allora, come avete visto, FIF ha scritto lettere aperte indirizzate a ministri, presidenti di regione, presidente Conte, eccetera. Ne ha già fatte due. Anche noi cercheremo di dare voce e cercheremo di aiutare chi vuole manifestare in modo corretto. Vi terremo aggiornati il più possibile tramite le nostre pagine. Agiremo in sincrono con tutte con l'ASI, certamente, proprio per cercare di dare il più possibile forza al nostro messaggio. L'idea di avere dei professionisti come Guido Martinelli che ci dà qualche dritta su come muoverci mi rincuora. Allora, domani esce questo decreto sui ristori. Guido si è reso disponibile. Quindi direi fra mercoledì e giovedì di fare un'altra diretta se abbiamo qualche elemento in più. Volentieri, con piacere, vi saluto tutti. Molto bene, grazie mille Guido per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Grazie, arrivederci. Ragazzi, mi dispiace se ad alcuni è saltato il collegamento, mentre invece altri hanno detto si sente tutto bene, ok, bene, purtroppo sappiamo che le cose online hanno questo limite. Noi come federazione, vi assicuro, stiamo facendo i salti mortali. Vi anticipo, ma trovate la notizia anche sulle news di FIF, che la convention di domenica prossima non è possibile farla, perché in presenza non è possibile farla, per cui la rimanderemo a tempi migliori. Invece il congresso di sabato sarà solo in modalità online, con purtroppo già qualche relatore che ci ha dato default per problemi di salute sua, eccetera. Stiamo cercando di rimediare, ma secondo me siamo in grado di farlo e anche soddisfando, sono convinto, le aspettative
di chi sarà iscritto. Quindi il convegno di sabato, ok, online, salta invece la convention di domenica, ma troverete tutte le news. Questa registrazione rimarrà per chi la vorrà risentire con calma. Brevemente, ragazzi, attività Pilates, danza, non si può fare. Si può fare all'interno delle strutture solo per atleti nazionali che si stanno preparando per attività indette direttamente da federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva, direttamente. Il one-to-one a casa per il personal trainer si può fare, si può potenzialmente, ma guardate che è veramente una cosa molto particolare, svolgere un'attività di, ad esempio, educazione posturale solo dietro certificato medico che chiarisca perfettamente che quella persona ha bisogno di quel tipo di azione, che non ci sia la parola fisioterapia, perché non si può fare fisioterapia a meno che non siate dei fisioterapisti. Quindi neanche un infermiere o un laureato in scienze motorie, ma non bisogna essere fisioterapisti per fare quel tipo di azione. Per il resto speriamo di avere detto tutto, ci rivediamo, grazie per l'attenzione, FIFA è come sempre con voi, scriveteci pure perché compatibilmente con quello che possiamo fare stiamo cercando di rispondere alle centinaia, vi assicuro, centinaia di messaggi che ci arrivano via mail sui social, ma se non siamo noi direttamente, le giriamo all'avvocato o al commercialista, in qualche maniera cerchiamo di dare una risposta a tutti. Signore, facciamo veramente linea, come facevano gli antichi romani, sapete che sono un appassionato di storia, la forza è nel gruppo e la resilienza in questo caso paga. Buona giornata a tutti, grazie per esserci stati.